Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore, che è sempre rimandante al calcio, che fa parte di quel discorso sul calcio inteso come qualcosa di violento da parte di alcuni, che talvolta sfocia in episodi poco gradevoli. Teniamo conto che quello che andrò a dirvi è preso da un articolo che oggi è rimbalzato, proprio oggi è rimbalzato qua e là, dalla Gazzetta l'ho preso, l'ho visto anche sui giornali, poi i vari blog, siti e così via. È importante parlare anche di questo perché talvolta la categoria di cui andrò a parlarvi, gli arbitri, è spesso quella più trascurata, quella più insultata e quella meno difesa. Perché alla fin fine gli arbitri innanzitutto ricordiamoci che vengono pagati per quello che fanno, ma sostanzialmente è un loro secondo lavoro. La maggior parte, praticamente tutti gli arbitri di professione fanno anche altro, avvocati, parrucchieri e così via. Pertanto quello che è la passione dell'arbitro è una passione, loro vivono come una passione. E talvolta mi chiedo se questa passione, per quello che poi andrò anche a dirvi, ne valga veramente la pena. Ho conosciuto diversi arbitri a livello dilettantistico, persone di questi posti, insomma, e vedo la passione in loro e credo che sia una cosa bellissima. Credo che la passione degli arbitri, per quello che poi è il rischio che corrono talvolta, sia anche maggiore della stessa passione che hanno i calciatori per il calcio. Quindi credo che sia una cosa viscerale veramente, perché in certe condizioni mai mi permetterei di fare una cosa del genere. Nicchi, presidente dell'AIA, Associazione Arbitri Italiana, ha denunciato una cosa molto grave, molto grave. La prima è che a lui, al vicepresidente Arizzoli, che è disegnatore da un anno, mi pare, ricordate, dopo aver lasciato la carriera d'arbitro, è diventato disegnatore, hanno ricevuto negli ultimi tempi dei plichi con delle pallottole. Pallottole che sanno di minacce, chiaramente. Quella delle pallottole è un'usanza che spesso sentiamo dire. Talvolta viene inviata a persone, insomma, che lavorano nelle istituzioni, che sia calcistica o non, e sono sempre minacce che per quanto poi alla fine magari fanno parte di mitomani che mandano queste pallottole come minacce, in realtà talvolta possono sfociare in qualcosa di più grave. Cioè la pallottola mandata è un avvertimento, per alcuni avvertimento è un po' una vigliaccheria così, alcuni un avvertimento che poi magari può sfociare in episodi, cioè, di violenza reale. È gravissima questa cosa, perché tutta questa cosa qua. Visto chi sono poi gli destinatari, cioè tra l'altro Rizzoli che designa gli arbitri e così via, fa parte di un calcio inteso come qualcosa di malato, veramente malato, che è proprio quando raggiungi un limite, dall'insulto all'arbitro passi alla semilisse in campo e poi passi a queste cose qua. Quando sei a questo punto qua, chiaramente vuol dire che qualcosa non va. Quello che sta succedendo non è l'unica cosa che denuncia Nicchi, Nicchi denuncia anche quello che è il trattamento degli arbitri, soprattutto a livello dilettantistico, perché come sappiamo a livello molto più alto anche da parte dei giocatori c'è molto più rispetto. Da parte dei tifosi al massimo ci sono insulti, parole, non si è mai arrivato in Italia alle mani con gli arbitri. C'è molto più rispetto ovviamente rispetto a quello che, scusate la ripetizione di rispetto, a quello che viene talvolta dato ovviamente agli arbitri sui campi dilettantistici. Nicky parla di tutti gli interventi di pronto soccorso per medicare degli arbitri presi a manate, a calci e così via. Questa cosa sappiamo, è risaputa perché ha visto dei campi di quei livelli là che succede. Io ho la fortuna di seguire la squadra del mio paese del Calcio 5, il Futsal Villorba, nella quale però, per fortuna, e questo pa ne parlo perché fa parte comunque del calcio, cioè comunque il grande ambiente FIGC con la parte della federazione che rimanda al Calcio 5. Per fortuna la cultura di quell'ambiente non è la stessa del calcio, è un calcio 2.0, anche a livello di cultura di tifo, forse perché non è ancora diffuso come il calcio vero e proprio, però questa cosa qua l'ho vista anche in quello che poi il rapporto e rispetto per gli arbitri, al di là di qualche arbitro era fallo, era giallo e così via, non è visto niente, gli arbitri entrano come persone normalissime e escono come tali, in piedi anche. E invece talvolta sappiamo che sui campi di calcio c'è ancora una mentalità retrograda che sta danneggiando molto. È gravissimo quello successo sia per quanto riguarda i proiettili che per quelli che sono i dati circa le medicazioni da pronto soccorso per interventi, per insomma, atti di violenza. L'ultima cosa che volevo dire è che mi ha un po' fatto sorridere, ma che in realtà non deve far sorridere, ma è veramente ridicolo, è che c'è un arbitro, lo stesso arbitro che ha arbitrato Inter Milan ieri, l'altro ieri, quando era, che è stato chiamato dal giudice di pace, quindi in tribunale, perché l'associazione dei consumatori l'ha chiamato a rispondere davanti al giudice di pace per gli errori di Lazio-Torino. Cioè praticamente dei consumatori hanno fatto una specie di class action, credo che funzioni così, quindi tramite l'associazione dei consumatori, sono andati da un giudice di pace e hanno richiesto appunto, erano sporto credo denunce, insomma, per gli errori commessi
così via. E Niki dice, ma se Ronaldo o Messi sbagliano un gol, così via, qualcuno avrebbe il coraggio di andare davanti a un giudice per gli errori. Ecco, qui sentiamo veramente ridicolo. Perché? Perché qua è ridicolo che per un errore a livello professionale, ma in questo caso non è solo professionale, è un errore consentito da quello che è, insomma, lo statuto, quello che è l'arbitraggio, perché sono errori umani e sul quale non si può ovviamente stare sempre all'occhio e rimediare sempre prima, ovviamente prima che avvenga l'errore stesso. Ecco che la cosa è veramente ridicola. Se da una parte c'è la violenza, dall'altra parte c'è anche l'idiozia di gente che ha tempo da perdere per queste cose qua. Ecco, il calcio deve cambiare, in tutte le cose di cui parliamo spesso a livello economico, parliamo di sistema. Parliamo soprattutto di quella che è la mentalità, di quella che è la cultura calcistica che manca e fa veramente schifo. Quella degli arbitri deve essere una voce forte, nel senso che io rispetto molto la figura dell'arbitro, certo magari lo mando a cagare nel momento della partita perché fa un errore, però poi a mente fredda rispetto molto la figura dell'arbitro e reputo quella dell'arbitro la figura più pericolosa per lui stesso come arbitro, ma più difficile e importante all'interno di un panorama calcistico e del gioco stesso della partita, ecco. Quindi bisogna parlarne di più degli arbitri perché spesso ci limitiamo a parlare dei calciatori che tra l'altro sono molto pagati, pertanto insomma, diciamo che hanno qualche comfort in più e qualche problema in meno, ma gli arbitri sono i veri, secondo me, vittime talvolta di un sistema malato. Quindi più di calciatori, più di tifosi che talvolta rimangono in mezzo a atti di violenza e così via. Più in basso si va, più i problemi ci sono, sicuramente non più in alto, visto che i calciatori sono dei privilegiati in qualche modo. Ed è questo ragazzi, forza io come sempre. E alla prossima, ciao! Paura, paura, paura.